Per troppo tempo abbiamo sprecato tempo perché qualcuno ha pensato di far vincere la cultura dell'austerity e quindi ha dimezzato gli investimenti pubblici in Italia, con un ragionamento filosofico suicida che ha portato alla riduzione di 20 miliardi di finanziamenti. Non lasceremo che l'Italia commetta gli errori del passato, quando si è deciso di tagliare sulle opere pubbliche, perché chi taglia sulle opere pubbliche sta tagliando il suo futuro, la sua possibilità di crescita. Queste le parole del Presidente del Consiglio Matteo Renzi in visita al cantiere sulla strada statale Agrigento-Caltanissetta, accompagnato dal ministro delle infrastrutture Graziano Del Rio per la sigla dell'accordo preliminare per l'integrazione ANAS-CAS e la predisposizione di un nuovo piano economico finanziario che stabilisca una tariffazione uniforme per il pedaggiamento della rete autostradale siciliana. Accordo siglato tra il presidente dell'ANAS Gianni Vittorio Armani e l'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Giovanni Pistorio, che prevede, oltre alla costituzione di un'unica società di cui ANAS avrà la guida industriale, la regione l'indirizzo strategico degli investimenti, lo sblocco dopo 9 anni di oltre 1,5 miliardi di euro e l'impegno di 470 milioni di euro per ulteriori investimenti su alcuni tratti importanti per la Sicilia. Questi fondi serviranno a sicuramente manutenere tante delle nostre strade, abbiamo 4.000 chilometri molto importanti su tutta la regione con più chilometri di ANAS in assoluto, e poi realizzare 3 opere che richiedevano da tanto tempo il completamento: la Trapani-Mazara del Vallo, la Trano Bronte e il completamento della Liquidia Ebea fino alla 19, che sono tratte su cui altri lotti funzionali sono stati aperti e vanno completati. Caltanissetta aspetta ancora le opere di compensazione, quanto saranno realizzate? Ovviamente queste sono previste dall'autorizzazione, verranno completate insieme nel corso della realizzazione dell'opera principale. Allora, le opere pubbliche sono fondamentali, senza queste opere è impossibile creare economia, sviluppare, creare opportunità per il futuro dei nostri giovani, quindi in particolare al sud dobbiamo costruire. Per farlo dobbiamo farlo nel modo migliore possibile e assolutamente creando le condizioni per cui la corruzione sia lontana. Per questo ci siamo messi a lavorare con le procure per fare, con i prefetti per avere procedure che consentano di intercettare e di evitare che sulle opere pubbliche si concentri il malaffare. Intanto sono a buon punto i lavori sulla strada statale 640 Caltanissetta-Agrigento, come affermato dal presidente dell'ANAS. I lavori sono molto avanzati, la galleria è al 75%, quindi ed è l'opera più importante di tutta la tratta. Entro la fine dell'anno apriremo il primo tratto funzionale dal chilometro 9 al chilometro 44, quindi 35 chilometri disponibili, e il resto verrà aperto a tratte fino al marzo del 2018, quando è previsto il completamento dell'opera.